Ben trovati da Giovanni Mimpinelli, in alto i cuori e fuori le emozioni, si va in campo per la terz'ultima giornata della prima fase del campionato di Serie C Gold, in campo la Stembar 90 che affronta Basket Roma, un revival di quello che è accaduto nella prima giornata con il successo di Ossoneri. Fra poco parleremo di quello che accadrà e di quello che è accaduto, perché siamo con un tono un po' più morigerato, un po' più dimesso per quello che è accaduto un'ora fa. Andiamo subito con le formazioni, iniziamo con gli ospiti di Basket Roma: numero 0 Di Bello, numero 5 Branchi, numero 8 Martinelli, numero 9 Lucarelli, numero 10 Scuderi, numero 11 Leonardo Galli, numero 13 Aprile, numero 16 Pierangeli, numero 23 Gatti, numero 80 Galledini, numero 88 Iannini, in panchina c'è coach Giuliano Maresca. Passiamo alla Stefano 90 che risponde: numero 0 Shetkic, numero 1 Ankerson, numero 4 Campogiani, numero 5 Cittadini, numero 6 Bezzi, numero 10 Todorovic, numero 11 Gianvincenzi, numero 13 Gicovic, numero 24 Bencini, numero 30 Spada, in panchina come sempre coach Ferdinando De Maria. Unico assente per la Stamar 90 è Luca Bottone, che per impegni personali, per motivi personali, non può disputare questa partita. Passo subito il mio microfono al mio ospite confermatissimo qui alla nostra postazione, al nostro salotto del Palazzo Cucci, coach Mano Tedeschi. Non ti chiedo di parlare di questa partita inizialmente, ma della vittoria della Fortitudo 83-78 a Viterbo con Protazione dell'Azzurra, match che si è chiuso un'ora fa e che condanna quasi la Stembar 90 a rimanere in C-Gold. Sì, una sentenza arrivata un'ora fa che sicuramente inciderà anche sul morale dei ragazzi, ma non ci devono pensare, dobbiamo pensare a portare a casa anche questa partita, perché comunque, diciamo, la matematica ancora non ci condanna, però insomma si fa molto 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 dura. Però a questo punto è anche importante finire bene il campionato, perché finire bene il campionato vuol dire anche riapprocciarsi poi per la prossima stagione con sicuramente più voglia e rinnovate speranze. Grazie del suggerimento, è importante comunque iniziare bene e l'abbiamo fatto adesso. Assist di Campogiani per Zinkovic che inchioda una bellissima schiacciata. E subito la rabbia di Barnacicovic, forse anche per quello che è arrivato, inizio che è arrivato, è un po' Pierangeli che va sul ferro, Charles Ankerson che raccoglie il pallone, va davanti a Stefano 90, poi Gianvincenzi che prova a tirare, palla sul vetro. Match è iniziato subito a grandi ritmi, sia da parte che dall'altra. Vediamo, si va ad allargare il gioco all'esterno con Andrea Scuderi, va la palla che va sul ferro, la recupera Campogiani. Un attimo parlare di quello che è accaduto proprio al Palamanè di Viterbo, vittoria della Fortitudo Roma 83-78 nei confronti della Stella Azzurra Viterbo degli ex Stembar 90, ovvero parliamo di Rogani e di Matthew Pepol. Alessandro Cittadini, primi due punti per lui in questa serata, 4-0 per la Stembar 90. Un match che ha visto i biancostellati tornando a quello tra Stella Azzurra e Fortitudo, con per due volte i viterbesi avanti per 6 punti, poi negli ultimi minuti è venuta fuori la Fortitudo, è riuscita a rimontare tutti i punti e a vincere quella partita. Un po' Pierangeli va sul ferro, la recupera la Stembar 90 che è vestita come sempre in canottiera bianca, mentre invece è divisa completamente nera, bordata di arancione. Per quanto riguarda Basket Roma, rischia di scivolare Borna Cicovic, poi si avvicina al canestro, Borna Cicovic, e la Stembar 90 è veramente partita forte. Quindi successo, momento della Fortitudo, la classifica ci dice che la squadra di Manny King è in testa con 16 punti, 4 lunghezze di vantaggio sulla Stembar 90 che è quota 12, poi Stella Azzurra 10, così come Basket Roma. Basket Roma ha rischiato di fare la stoppata a Campogiani e i due punti che sono realizzati da parte di Andrea Scuderi. Quindi 6-2 la situazione di punteggio. Charles Ankerson contrastato da Iannili, però è recuperato da parte di Leonardo Galli, immediato attacco dei giocatori della IUL. A destra Pierangeli, soprannominato, abbiamo visto anche The Machine da parte del comitato regionale della FIP che si occupa anche delle telecronache di questo campionato. Abbiamo visto anche altri soprannomi per giocatori di Basket Roma. La classifica l'abbiamo appena annunciato, Alfomega ovviamente chiude con due punti e si sta confermando come formazione che lotta in ogni partita e che abbiamo anche visto vincere proprio contro Basket Roma nel match di andata. Sul ferro nel frappo Cicovic, la palla si va nel post con Alessandro Cittadini, durante la prepartita anche un lungo colloquio con Andrea Iannelli. Charles Ankerson va a tirare allungandosi all'indietro, un fadeaway, la palla per terminata sul ferro, si rimane sempre sul punteggio di 6-2 tra Stembar 90 che è in vantaggio e Basket Roma.
Fortitudo che ha 4 punti di vantaggio sulla Stemar 90 quando mancano 2 giornate al termine, quindi per poter sperare di poter ancora qualificarsi al playoff contro la vincente del girone Marche e Umbria Abruzzo, la Stemar 90 deve vincere oggi, deve vincere sabato a Roma con la Fortitudo, impresa davvero complicata, e poi vincere anche con la Stella Azzurra Viterbo nell'ultima giornata, mentre la Fortitudo dovrebbe anche perdere la gara contro il Fomega nell'ultima giornata di campionato, cosa che onestamente ci sembra molto complicata visti i 14 punti di differenza in classifica, la differenza di valori che c'è tra queste due formazioni. Vediamo la Stemar 90 che va adesso con la rimessa laterale da parte di Charles Jankerson, servito nuovamente da parte di Barnacicic, poi il palleggio dell'americano e quindi Alessandro Cittadini con la bomba da parte del grifone azzurro, e la Stemar 90 è a quota 9, rimane a 7 invece Basket Roma, squadra che stanno cercando di non farsi condizionare da quello che sta avvenendo altrove. Pierangeli, una grande giocata di questo ragazzo che è anche rimasto fermo per un periodo nel corso del campionato di C-Gold. Di Bello che si prepara ad entrare, la Stemar 90 dal settore di sinistra con Charles Jankerson, questo match che stiamo seguendo agli occhi di Marco Mondelli e gli arbitri, ancora lo abbiamo enunciati, Charles Jankerson che va a tirare, Charles Jankerson con un brivido, i brivido punti dell'americano. 11-5 adesso il risultato che campeggia sul tabellone del Pallaricucci, e gli abiti che sono Simone Marino di Roma e anche Matteo Lilli proveniente dalla Dispoli. Sono passati 4 minuti dalla partenza di questa sfida, ci aspettiamo ritmi alti e li stiamo vedendo. Adesso il cambio di Bello dentro al posto di Giampaolo Gatti, che viene salutato nel modo migliore da parte di coach Maresca. Gicovic anche quest'oggi senza barba per Charles Jankerson, lui invece la barba ce l'ha. Gian Vincenzi a sinistra, Basley Tier contro l'avversario che era per l'appunto Pierangeli. Jankerson, Cittadini, poi sul ferro si lotta, rimbalzo offensivo proprio dello statunitense di Miami e 2 tiri liberi per il fallo che è stato fatto da parte di Leonardo Galli, quindi 2 tiri liberi per la Stemar 90. Oggi c'è solamente Leonardo dei due gemelli, non compare in lista invece Alessandro, che Leonardo ha realizzato anche una schiacciata nel match contro il Fomega. Nel frattempo c'è il time out, coach, subito ritmi molto alti, i giocatori che si fanno vedere. Sì, ritmi molto alti, un Cidetti e una Stemar veramente di un certo spessore in questi primi 5 minuti, benissimo in attacco con buone soluzioni anche su pick and roll sull'asse Jankerson Cittadini, si gira bene la palla, si riesce a ribaltare il lato molto spesso, per cui è una cosa importante perché si riesce a muovere la difesa e si riesce anche ad andare successivamente anche a rimbalzo. In difesa stiamo difendendo bene. Pierangeli da tenere sott'occhio perché è in un periodo di forma molto 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 buono, e anche Gallerini che non so se adesso ancora è in panchina, coach Maresca sta tenendo ancora le armi migliori in panchina come Gallerini, e adesso Di Bello è entrato e sicuramente è uno che dà una certa inquadratura alla squadra, però insomma Cidetti ha iniziato veramente col piglio giusto. Sì, un campionato, coach, davvero interessante, con tante partite decise all'ultimo, una l'abbiamo vista qui purtroppo con Casale che ha fatto bomba all'ultimo, quindi poi vediamo anche che va a tirare dalla lunetta. Un campionato che sta trovando anche interesse al di fuori del Lazio, perché magari i video vengono condivisi in giro per la rete, per Facebook, Instagram, e quindi tanti magari si appassionano, vedono le partite e chiedono anche informazioni sui giocatori, magari qualcuno lo conoscevano per altre avventure in A2 oppure in A1, quindi sta trovando un po'. E Jankerson che va a realizzare il canestro del 14-5 per la Stemar 90. Sì, è sicuramente quest'anno il basket di C-Gold del Lazio è una vetrina molto molto importante. È vero, è un campionato per ora a 5 squadre, ma che squadre! Cioè, abbiamo visto tantissime partite finire ai supplementari o finire come l'altra, purtroppo ci è capitato di assistere un paio di settimane fa la vittoria della Fortitudo in casa della Stemar, però sono tutte partite di livello con giocatori di grande livello, e per cui adesso c'è poi la possibilità di condividere video, filmati e cose, e ovviamente
è un promo importante anche per tutto il movimento laziale. Adesso un momento ancora di indecisione, gli arbitri hanno dato l'ok per ripartire. E intanto abbiamo visto anche un buonissimo rimbalzo di Cittadini, che poi ha punito dall'angolo della lunetta, un canestro non facile, però effettivamente ci sta. Ancora Zirkovic che va a prendere la palla più in alto di tutti, poi fa una piroetta su se stesso mentre è in aria. C'è un canestro con un quoziente di difficoltà enorme. Sì, sì, molto complicato, però vediamo Pierangeli, sappiamo che è così, Pierangeli è bravo a strozzare il momento favorevole delle squadre avversarie. Adesso con questa bomba porta i propri compagni di squadra ad 8 punti, mentre stava 94-16. Iannelli, una stoppata magnifica, si è anche mosso il gommato sul vetro. Vediamo Scuderi, il ragazzo calabrese che non riesce ad andare verso il canestro. Ankerson palleggiando di destra, avanza contrastando un avversario, e poi Gicovic non so che cosa volesse fare, forse ha tentato la giocata al volo per mandarla verso il canestro. Partita molto spettacolare in questo frangente, in queste prime fasi. Sicuramente si gioca senza la pressione che abbiamo visto nella gara d'esordio, perché fu una partita tormentata anche dal nervosismo, anche dalla lotta fisica sotto le planche. Nel campo Gianni a colloquio con coach De Maria, 16-8, questo è il punteggio, la Stamar 90 che sta doppiando gli avversari di Basket Roma. Basket Roma che ricordiamo non si gioca praticamente più nulla se non la piazza d'onore in questo campionato, si trova adesso a meno 6 e deve disputare due partite, se non vado errato perché troppo già riposato, adesso vado a memoria, ce l'ho sicuramente segnato da qualche parte, adesso non trovo il dato. Scuderi contro Bezzi che è entrato in campo, Scuderi allarga a sinistra, Gallerini, bomba di Gallerini, a segno lui che ha deciso il match dello scorso sabato di Basket Roma per 103-100 contro la Stella Azzurra Viterbo. Overtime all'ultimo secondo, il buzzer beater di Danilo Gallerini che ha dato la vittoria proprio ai giallorossi. Attacco dei Civitavecchiesi con Bezzi, meno fortunato rispetto a Pierangeli, rispetto anche a Gallerini, va a recuperare negli anfratti della palla di Cucci la palla Gallerini, Pierangeli, eccolo il giocatore considerato una macchina da punti, Pierangeli riesce a togliere lo spazio a Cittadini per poter toccare il pallone e colleziona il suo ottavo punto in questa partita. Alessandro Spada per Leonardo Bezzi, Agli Bezzi, il giocatore più democratico di tutta la C-Gold, lo possiamo dire credo a man bassa, e poi una toccata di polso da parte di Scuderi e la palla che termina fuori con la formazione ospite che ha rosicchiato 5 punti in quest'ultimo minuto. Siamo quindi 16-13 nella situazione di punteggio. Ci ha pensato Scuderi, che è anche laureato in economia all'Università della Magna Grecia, e alla lui si è fatto un master in management e la laurea magistrale proprio conquistata da questo ragazzo. Cicovic con il sottomano, Iannelli a recuperare il pallone, il numero 88 di Basket Roma si deve ribattere dalla linea di fondo. Adesso rientra in campo Andrea Campogianni in questo match che stiamo seguendo con gli occhi di Marco Mondello. Vediamo anche il presidente Stefano Izzidiello che si trova vicino al tavolo degli arbitri, quest'oggi ha detto agli arbitri il numero 1 rossonero, che parla anche con il figlio Andrea che si trova in panchina. 2.35 per chiudere questo primo quarto. Danilo Gallerini spalla al canestro contro Campogianni, cerca di girarsi, una specie di piroetta un po' più lenta rispetto a quella di Cicovic, e quindi già Vincenzo Baslati è il proprio amico, il capitano Andrea Campogianni, il rapollo dello spazio per Spada che può tirare indisturbato, e qui sbaglia Spada, doveva andare assolutamente sul canestro. Pierangeli attende arrivo del compagno di squadra con il braccio alto, Cittadini, Di Bello in mezzo per Gallerini, sfugge la palla dalle sue mani, la recupera comunque sia, proprio si tratta di Andrea Iannelli, Gallerini in posizione alla grande, il tocco di Spada, poi la palla che termina fuori, possesso per Basket Roma con De Maria quasi in genuflessione a indicare un time out verso il tavolo della giuria. In questo momento viene accordato sul punteggio di 16-13 per la Stamba 90 nei confronti di Basket Roma quando mancano 2 minuti alla chiusura del primo quarto. Coach, sì, abbiamo perso un pochino di fluidità, puntuale il time out di coach De Maria che cerca appunto di rimettere un po' a posto le situazioni, e dalla panchina invece
il Basket Roma sta avendo molto da Gallerini che ha preso una buonissima tripla, sono tre finora le triple segnate appunto dalla squadra del Basket Roma su altrettanti tentativi, per cui finora hanno una percentuale veramente buonissima e stanno cercando anche di forzare molto sulla difesa di Campogiani, che è costretto a marcare Gallerini e prima ancora Pierangeli, che sono giocatori che lo sovrastano fisicamente almeno 10 cm più alti, ma finora non stanno avendo ragione. È molto più facile invece per Pierangeli tirare da 3 che piuttosto da 2 sotto contro un giocatore molto più basso che Andrea, per cui sarà un tema importante, bisognerà contare molto sugli aiuti difensivi da parte dei lunghi cinesi proprio per cercare di limitare questo gap. Coach, in questo match finora solamente 2 falli, ed è una notizia considerando quello che è accaduto nel primo match giocato qui a Cieca, anche quello che è accaduto nel ritorno a Roma, poi c'è un fallo credo di Bezzi se non sbaglio, è quello che è accaduto sabato tra Basket Roma e Stella Azzurra, pensa, in 4 sono andati fuori per 5 falli, ovvero Pierangeli, Price, Scuderi e Frisari. E poi c'è stato anche l'infortunio inizio gara per Meloy, e qui una gara che ha visto nel finale tanti giocatori in campo, anche di quelli che non sono titolari. Pierangeli mostruoso, ce l'avevano dato in grande forma, ma qui mi pare che sta esagerando veramente. È la terza tripla che mette consecutiva su 3 tentativi, mentre ha sbagliato i primi 2 tiri da sotto, per cui grande apporto offensivo del numero 16 romano. Per ricollegarmi alla situazione che dicevi tu per quanto riguarda i falli, c'è da dire che questa è la partita vera, ma il Basket Roma ha già finito il campionato, parliamoci chiaro, per cui si gioca con un'altra situazione, un'altra idea, non c'è la tensione che poteva esserci con la partita col Viterbo, perché ancora si giocava qualcosa in attesa appunto del Fortitudo, di quello che faceva Fortitudo nelle prossime 2 partite. Però insomma è una partita vera, una partita maschia e appena all'inizio. Sì, specifichiamo che Basket Roma ha anche gli scontri diretti a sfavore contro la Fortitudo, questo è un altro motivo per cui non può più aspirare a vincere questo campionato. Poi abbiamo anche visto l'intervista in settimana a Danilo Gallerini, che ha detto che Basket Roma lotterà fino all'ultima partita per cercare di vincere qualsiasi match, non è proprio pronto a entrare Šetkić sul terreno di gioco, quindi questo è l'atteggiamento da parte sua. Tra l'altro Gallerini è anche allenatore del settore giovanile di Basket Roma, a parte modo della Roma App, dirige gli Under 15, abbiamo visto anche in settimana l'impegno che c'è stato da parte loro in un match di campionato, un po' fuori già Vincenzo dentro Šetkić. E l'altro ne approfittiamo anche per ringraziare la dirigenza di Basket Roma che ci ha davvero aiutato durante il pre-partita per poter avere tutte le informazioni al riguardo proprio sulla formazione giallorossa. Cittadini che regola il pallone dopo che Iannilli ha steccato in questa circostanza, 48 secondi per chiudere il primo quarto, 16 pari, ha rimontato 8 punti Basket Roma, parziale di 8-0 per i Capitolini, per la formazione di Giuliano Manesca. Cittadini in sospensione, Alessandro Cittadini, 2 punti per il Grifone Azzurro, per l'ex giocatore anche di Napoli. E vediamo l'iniziativa di Percalotti Di Bello a destra per Lucarelli, che cerca di far passare il pallone, palla che però è uscita dal campo, comunque sia, no, vediamo, forse c'è stato un fallo inizialmente, stavo guardando più che altro i piedi di Iannilli per capire se le ha messi fuori dal campo vivo, diciamo così. 22 secondi per chiudere il primo quarto, diciamo solamente 2 falli in un minuto, la stessa manovra ne ha commessi 3, per cui va da sé che questa partita vivrà molto sulle emozioni, vivrà molto sulle situazioni che ci saranno. Pierangeli ancora sul braccio praticamente di Spada, riesce a fare l'ennesima bomba, 19 punti di Basket Roma, 14 punti di Pierangeli. Bezzi va sul ferro, Bezzi che speriamo, Šetkić, Adair Šetkić, assegno il sicario, anche dichiarato che gli piace molto questo soprannome. È un pallone qui da noi, lo recupera l'arbitro Marino. Coach, 19 punti di Basket Roma, la stiamo a 90, innanzitutto avanti 20-19 con questo canestro di Šetkić, e diamo i meriti al ragazzo italo-bosniaco di origini serbe, però, perché la mamma è serba. Però 19 punti di Basket Roma, 14 di Pierangeli, un dato che si commenta da solo, però
chiedo conforto a coach Tedesco. Sì, veramente sta tirando anche con l'uomo addosso, perché non è che sta tirando proprio estremamente libero e tranquillo di tirare. E la mano finisce sempre alla stessa maniera, le dita anche, per cui ce l'ha, e questa sera almeno nel primo quarto sta dimostrando di stare in un ottimo stato fisico, sicuramente mentale, che lo aiuta a fare anche questo tipo di prestazioni. Quattro triple consecutive non è cosa da tutti i giorni, specialmente nel primo quarto. Ma Basket Roma, che dopo un inizio in sordina, complice anche l'inizio molto molto forte della Stemmer, sta rientrando, ha attinto molto dalla panchina con i suoi giocatori importanti come Di Bello, come Gallerini, ha riassettato un pochino la squadra e si è riportata sotto. Adesso sta facendo riposare giustamente gli artefici del primo quarto, Scuderi e Iannilli, che se anche non si sono visti molto hanno anche loro collaborato e messo in grado appunto ai giocatori di fare quelle prestazioni. Il via del secondo quarto, Pierangeli questa volta la sbaglia. Esultanza di coach Tedeschi, caro Pierangeli, te lo dico. È un umano. Te lo dico, caro Pierangeli. Ancora non ci conosciamo di persona, però sappi che questa è la cosa che è avvenuta. E poi c'è stato un fallo da parte di Basket Roma. È iniziato il secondo quarto, le vie che c'è stato, 20 punti per la Stemmer 90, 19 per quanto riguarda Basket Roma. Stemmer 90 è arrivata la vittoria stentata, direi, quella per 92-85 sul campo di Alfa Omega. Chiedo anche un commento su questo match, Mauro. Sul match contro Alfa Omega, vinto all'overtime, dopo che ci sono stati anche degli errori. Abbiamo visto due palle perse all'ultimo minuto, anche tante troppe polemiche a fine partita. Rempo Gallerini realizza il canestro e riporta davanti Basket Roma. Andare a vincere ad Ostia, al di là della loro posizione in classifica, non è mai facile. È una squadra che gioca molto tranquilla, perché non ha più nulla da dire al campionato, mentre la Stemmer era in un momento in cui doveva chiedere una prestazione di sostanza e portare a casa la partita, per cui ci sta che la squadra appunto dell'Alfa Omega, che è anche in una situazione di classifica molto lontana appunto da Cigliettia, possa fare quel tipo di prestazioni, e ovviamente ci sta anche che la Stemmer possa fare una prestazione così, però alla fine abbiamo vinto, per cui il valore c'è stato. E fra un po' la canestra di Cittadini e sotto quelli della Stemmer 90. Vediamo alla palla per quanto riguarda i rossoneri, c'è stata anche quella situazione lottata, credo sia stata chiamata l'alternanza da parte del direttore di gara, però parliamo di Simone Marino, per cui siamo su un punteggio di 23-21, una Stemmer 90 che forse ha pensato anche a quelli che erano gli altri impegni, sicuramente più difficile dal punto di vista tecnico, anche guardando la situazione classifica, purtroppo è quello che emerge con Basket Roma, poi soprattutto quello che l'ha fortitudo, quella la gara. È la gara principe di questo campionato, però ovviamente ha perso un po' di valore proprio quello che è accaduto con la vittoria dei Gladiatori sulla Stella Azzurra Viterbo. Peccato, diciamo, anche qualche polemica di troppo, al di là di chi ha ragione di chi ha torto, forse non ci voleva, anche perché poi mai si può da risolvere con un paio di telefonate più che magari stare a fare polemiche sui social network. Ma poi viene chiamato un fallo, sorriso amaro per Claudio Di Bello, pallone per la Stemmer 90, ricordiamo, è avanti di due lunghezze rispetto ai giocatori avversari. Pezzi che va a parlare con De Maria, spesso citato in maniera positiva Pezzi in questo campionato, perché si è fatto valere quando è stato chiamato in causa, purtroppo ha fatto quegli errori contro Alfa Omega, speriamo quindi possa riprendersi questo match. Spada che va sul ferro, la recupera Scuderi, che poi cerca di dare un galoppo immediato all'iniziativa di Basket Roma e va al canestro con questa giocata da parte sua. Due punti, non sono i primi, quattro punti, perché già ha fatto un canestro. Parità qui a Viale Cinciari, anzi a Piazzale Cinciari, questo è più corretto dire. 23-23, sono passati due minuti da partenza di questo secondo quarto. C'è Cherkic, il sicario per Carletto, principe dei mostri. Cherkic allarga a sinistra per Spada, mette in mezzo, la perde la Stemmer 90, si espone alla controffensiva di Lucarelli, transizione velocissima, anzi contropiede per Claudio Di Bello, non riesce ad essere fermato da Cherkic. I primi due punti per il giocatore
con il numero 0 il giocatore di origini pugliesi si toglie la pettorina. Šiković pronto a entrare sul terreno di gioco, la palla per Alessandro Spada e il blocco portato in questo momento da Šiković che tiene a bada due avversari. Campogiani prova la bomba con il mancino, Andrea Campogiani, la bomba da parte del capitano che abbiamo in questo momento visto con gli occhi di Marco Mondelli. La Stemar 90 avanti di una lunghezza, 26-25 in questo momento decide il punteggio del tabellone del Palaricucci. Entra in campo Barnacicucci, Bambi sostituisce in questo momento Agli Pezzi che va momentaneamente in panchina, c'è bisogno di prendere lo spazzolone, è accaduto molte volte nel match tra Stella Azzurra Viterbo e Basket Roma che si è giocato proprio in casa della formazione allenata da parte di Giuliano Maresca a causa del caldo che sta dominando in questo momento qui a Palaricucci. Infatti i portelloni sono aperti per permettere ai giocatori di avere un po' di refrigerio, grazie a questo venticello con Ianto Sospina, anche se è abbastanza flebile e non consente di poter avere un pieno appannaggio di questa situazione. La palla che finisce vicino alla barella che speriamo, fortunatamente fino a questo momento non è stata utilizzata da nessuno, che speriamo non rimanga sempre lì ferma, si riprende a giocare sul punteggio di 26-25, conduce la squadra allenata da Ferdinando De Maria, quindi con Andrea Campogiani contrastato da Scuderi, si mette in moto Barnacicuic, contrastato dall'avversario che si tratta di Gallerini. Cicuic, c'è un fallo fatto proprio da, no, in realtà l'ha fatto Martinelli questo fallo, quindi è il primo fallo di Basket Roma in questo secondo quarto con De Maria che parla con il presidente Rizzitiello, che evidentemente ha visto qualche scenario da andare a correggere in questo momento in attacco alla Stemar 90. Cerchi c'è andato a tirare, mi ha un pochino impallato Lilli sinceramente. Di bello all'indietro dall'arco, rischia di perdere il pallone Gallerini, il pallone prende in maniera decisamente comoda ancora Danilo Gallerini, palleggio avanti il suo, se la fa quasi tutta Gallerini sul ferro, Spada che va a terra, Schalzeckerson, che giocata che ha fatto dietro schiena di Schalzeckerson, ma perde il pallone la formazione Stemar 90, vuole uno sfondamento Campogiani che però invece non viene combinato dall'angolo, il tiro di Basket Roma becca solamente il vetro leggermente Lucarelli e quindi sono i padroni di casa, impostare l'azione e Maresca Cassiama Canini che va a dare le sue disposizioni ai propri giocatori in campo, De Maria con le braccia larghe a seguire il movimento dei propri giocatori, Andrea Campogiani che entra nell'area dei due punti, in mezzo c'è Alessandro Spada, la Stemar 90 va più 3 grazie all'appoggio davvero sembrato comodo ma in realtà non è stato sicuramente così da parte dello sbirro. 5.30 per chiudere il secondo spicchio di gara, Scuderi troppo solo, sbaglia in sospensione, Cicovic che fa il rimbalzo difensivo, Carletto il principe dei mostri, ecco il giocatore con numero 1 sulla propria maglia, va via l'avversario, va via Di Bello, Schalzeckerson, 30 punti della Stemar 90 grazie all'americano, 7 punti realizzati in questa partita dal giocatore ex Angri, il fallo credo di Cicovic è proprio così, quello chiamato da parte di Simone Marino. Ricordiamo che sta la terza ultima giornata del campionato con Basket Roma che deve ancora osservare il turno di riposo, lo farà l'ultima giornata, la prossima invece riposerà la Stella Azzurra che quindi non potrà fare due punti, non potrà più lottare per il posto che conta, però il primo rientra lo spazzolone, è Di Bello che decide di andare lui a sistemare quello che sta accadendo sul terreno di gioco. Coach, stiamo a 90 adesso avanti di 5 dopo che inizialmente c'è stato il vantaggio da parte degli avversari. Sì, un paio di illuminazioni da parte del capitano Andrea Campogiani, una tripla da 3 importante, l'assist su Spada e una buona attenzione difensiva che c'è stata e subito appunto la Stemar ha messo il naso avanti. Adesso ripropone il Basket Roma Iannilli al centro della difesa, è un ostacolo molto molto duro da superare perché è un giocatore con grandissima esperienza, centimetri e capacità, come ha visto adesso, è riuscito a intercettare un'ottima palla. Scuderi per quanto riguarda Basket Roma prova a girare intorno a Bezzi, Iannilli prova a tirare dalla media, anzi in realtà non è pitturato e va comunque a segno Andrea Iannilli, 30-29, 4 punti consecutivi del giocatore che indossa il numero 88 per la classe 84, l'altro lì sarà nominato Bigfoot da parte
del Comitato Regionale Lazio, a destra Gian Vincenzi, in mezzo Šekić, va via Iannilli, c'è il fallo per il movimento di Šekić che è illuso Iannilli, che quel tentativo non è riuscito a prenderlo. Iannilli che ha molto lottato anche nel match contro la Stella Azzurra con Price, cercando di andargli via in attacco e poi cercando di limitarlo in difesa, anche se Price ha avuto una giornata molto importante in quell'incontro, e anche oggi ha dato così a manforte alla Stella Azzurra Viterbo, andando anche all'indietro, recuperando palloni, cercando di stimolare tutti i compagni di squadra. Il tiro di Žikovic che poi fa una rullata e si rialza in piedi. La Stella Azzurra, in cui abbiamo visto una prestazione leggermente meno imponente, meno impattante di Otis Reale, che però ha fatto tantissimi punti nelle match di sabato scorso contro Basket Roma. Si è messo in moto soprattutto Frisali per quanto riguarda i padroni di casa della Stella Azzurra Viterbo in un certo momento della partita, ma ovviamente ha avuto l'infortunio, quindi era un po' a mezzo servizio. Però abbiamo visto anche i ragazzi di Viterbo mettersi in mostra. Rogani ha corretto l'errore che aveva fatto domenica scorsa, questa volta la bomba l'ha piazzata dentro. Adesso vediamo Žikovic, pronto ad andare dalla lunetta, parabola molto alta e va a segno a Borna Žikovic, settimo punto. E la Fortitudo, abbiamo visto i soliti giocatori, rotto un Radonjić strepitoso, nel tempo un altro croato, vero Žikovic, fa ancora punto. Stemar 90 avanti 32-29 sul Basket Roma. Radonjić, giocatore strepitoso, magnifico, assolutamente sprecato per la C-Gold. Poi Casale, Carità, che si è arrivato dopo un periodo negativo, che abbiamo visto proprio qui a Palle del Cucci non giocare una bella partita. E poi anche Bonessio, sempre chiamato più in causa partita dopo partita per il quintetto di Menichin, che rivale che termina fuori. Quindi sarà possesso per i padroni di casa della Stemar 90, Gian Vincenzi che va a raccogliere il pallone. Altro nel match contro la Stella Azzurra, Basket Roma ha visto 26 punti di Scuderi, 25 di Gallerini, 20 per Iannilli. Per tre volte nel match i biancostellati sono scappati, ma sono stati sempre recuperati da parte degli avversari. È accaduto questo anche oggi per due volte, però massimo più 6 per la Stella Azzurra nei confronti della Fortitudo. Eckerson, l'aria chiappa a lui, Charles Eckerson prova a tirare. Mancava un secondo alla fine del possesso, contropiede Pierangeli contro Bezzi, passi di Pierangeli poco prima che facesse fallo Bezzi, poi scambio di cortesie tra i due, quindi c'è il pallone che sarà per i padroni di casa. Vediamo, c'è ancora qualcosa da sistemare in giro per il campo. Una partita molto viva, una partita in cui i civitavecchesi sono sempre davanti nella situazione di punteggio, però devono stare sempre attenti perché Basket Roma non molla l'osso. Abbiamo visto anche con i canestri di Iannilli, si è fermato Pierangeli in questo secondo quarto dopo quell'errore, forse si è un pochino bloccato, ma ovviamente ha fatto 14 punti nel primo quarto, per cui guai a chi dice qualsiasi pensiero negativo nei confronti di questo ragazzo. Ancora viene pulito il campo Pierangeli, diciamo giocatore classe 92 che è arrivato da Frascati e che ha realizzato quest'anno 25 punti contro il Fomega. Poi con Frascati è stato sesto marcatore del girone con 18.2 di media, punditi dal 61% da 2 e il 33% da 3, oltre 5 rimbalzi e 2 assist di media a partita. Pensate che fu decisivo anche contro Basket Roma, realizzando 5 punti nell'ultimo minuto nel confronto tra Frascati e Basket Roma. E poi Alessandro Cittadini per i padroni di casa della Stemar 90, arriva a quota 12 punti Cittadini. Diciamo spesso Cittadini, giocatore che si vede meglio quello che fa quando si riguarda la partita, non quando si osserva per la prima volta, invece quest'oggi ti sta impressionando già dalla prima volta, non c'è bisogno del riascolto come per le canzoni. Pierangeli contro Cittadini, prova a portarselo via, Iannilli, extra pass e poi Pierangeli la mette dentro. A croce di distanze, Basket Roma 34-31. Pierangeli torna a segnare, tutte le volte facciamo qualche nome di qualcuno che non segna, già accaduto anche in altri sport, in altri match, sempre con Marco Mondelli, diciamo che gli portiamo fortuna. Vediamo adesso Scuderi, controffensiva veloce dei giocatori allenati da Giuliano Manesca, che osserva il match in piedi, tranquillo, dalla panchina. Il canestro che è arrivato da parte di Capitolini, proprio con Andrea Scuderi. Sesto punto per il ragazzo con il numero 10, chiamato lo Scudo o lo Squalo, seconda del soprannome che preferite.
Poi vediamo la Stemmer 90 che sta andando in attacco con Bezzi. Cittadini con la bomba, Alessandro Cittadini, il giocatore di Cinaio di Perugia, ormai però che gravita in questo territorio da qualche tempo. Ha realizzato la bomba del 37 a 33, Iannilli, 1.35 al termine del secondo quarto, Iannilli contro Giavincenzi, scontro tra giocatori e diciamo così dal testa glabra, e poi il pallone termina sul ferro e i giocatori rossoneri che riprendono il pallone con il mancino Giavincenzi, poi va anche con il destro, riesce Ankerson a prenderla, prova a tirare, Charles Ankerson, nessun arcobaleno, poi la palla tocca solamente la retina e Charles Ankerson realizza il suo decimo punto in questa partita, avendo doppia cifra, la Stemmer 90 avanti di 6 punti su Basket Roma, 39-33 la situazione di punteggio. Iannilli, piede perno per lui, la rimette in mezzo per Pierangeli e Pierangeli fa 18 punti, ma deve ringraziare a fine quarto Iannilli, che sono due volte che fa extra pass, gli serve il pallone e poi riesce a fare canestro proprio Pierangeli, a dimostrazione che Iannilli sa benissimo che Pierangeli è una grande bocca da fuoco. Adesso è tutto solo, viene lasciato totalmente da solo, layup e il meno 2 di Basket Roma, ventello di Pierangeli, se l'ha fermato, ebbene, ha fatto 6 punti in 2 minuti, 30 secondi per chiudere questo secondo quarto. Charles Ankerson che porta il pallone, ce l'ha sul sinistro, ne ha 3 addosso lui praticamente, Cittadini ha un po' di libertà, in mezzo a Barnagicovic, ha segnato Bambi, più 4 stiamo a 90, siamo 41-37, in doppia cifra Krajicovic, partita del punteggio abbastanza alto ma non troppo, abbiamo visto anche squadre andare oltre i 50 in questo campionato, fallo di Cittadini, 8 secondi al termine, Kosh, iniziamo a serrare le fila per questo primo tempo. Sì, comunque un bel primo tempo che si sta avviando alla fine, mancano solo 8 secondi, con il possesso alla squadra romana che avrà 8 secondi e 6 centesimi per arrivare al ferro per poter chiudere il secondo quarto. E partita comunque piacevole, ci sono belle situazioni di gioco, situazioni interessanti. 3, 2, 1, fallo. Quale? Quale il canestro di Lucarelli? No. 41-37, fallo in attacco e mancano solo 2 centesimi, si riuscirà solamente a rimettere la palla. Sì, ho guardato solo se l'arbitro indicava il canestro, non su chi avesse il pallone. Finisce quindi il secondo quarto, la Stemmer 90 avanti, 41-37 nei confronti di Basket Roma, parziale di 21-18, questo parziale, ho detto quello del secondo, e fra poco per seguire le vicende del secondo tempo del match tra Stemmer 90 e Basket Roma, sicuramente ci sarà tanto da vedere, grande spettacolo. Di nuovo il collegamento nel Pala dei Cucci per questo match della terz'ultima giornata del campionato, prima fase di C-Gol tra Stemmer 90 e Basket Roma. Davanti ci sono i giocatori rossoneri, questa sera in canottiera bianca, 41-37 in questo momento il punteggio, 4 lunghezze di vantaggio, un netto per Campogiani e compagni, un primo tempo che è stato sul filo dell'equilibrio perché entrambe le formazioni sono alternate ad essere in vantaggio nel match, pronto per dare il segnale di apertura per quanto riguarda questo secondo tempo. Abbiamo visto anche durante l'intervallo Adair Šerkić andare dalla dottoressa per un dolore alla tempia, se non vado errato, insomma sulla parte dello zigomo, lamentava un dolore, forse una malata, insomma così la situazione di gioco che c'è stata per quanto riguarda lui. Si è andato un attimo prima di iniziare questo secondo tempo, però ha conflitto anche della Malodeschi, una domanda extra partita. Perché non ci hanno messo Stemmer 90 Fortitudo all'ultima giornata? Sarebbe stata davvero l'esaltazione di questo campionato, invece purtroppo si gioca, cioè alla fine che si gioca benissimo così, però la penultima giornata avremmo voluto vedere un epilogo di grande livello. Sì, beh, questi sono gli scherzi che fa quando si fa il sorteggio, si abbinano le partite e poi capita che purtroppo l'ultima partita di un girone ad orologio conti poco, ma e invece tutto si è avuto già durante l'arco delle partite, per cui può capitare ovviamente. E a me personalmente non piace molto la fase dell'orologio perché non piace come viene strutturata, però ovviamente la federazione ha fatto questa scelta anche perché per garantire
diciamo, delle partite a tutte le partecipanti, perché se avessero fatto con un'altra formula sicuramente l'ultima arrivata sarebbe uscita da una forma di girone a 4, per cui dovevano garantire un minimo di partite a questo campionato già di per se stesso molto, molto compresso e con solamente 5 squadre partecipanti alla prima fase, perché non ci scordiamo che adesso la vincitrice appunto di questo girone, diciamo, Fortitudo, sta già, diciamo, con piede nella partecipazione ai playoff che si terranno con le altre regioni, insomma, ai playoff o la finale che sia, insomma, è una cosa molto importante, fa uscire, insomma, il basket laziale e anche il basket delle altre regioni da quella cosa di regionalità, e si affrontano ovviamente basket e situazioni diverse. Matteo Pierangeli inizia come va finito, esultanza anche dalla panchina dei giocatori di Basket Roma, -2 proprio per quanto concerne i ragazzi arrivati dalla capitale. Pierangeli arriva qua da 22 punti in questa serata. Vediamo Bezzi che ci prova, Leonardo Bezzi, primi 2 punti in questa serata per quanto riguarda il giocatore che allena anche lui le giovanili, probabilmente quelle della Stamar 90, mentre diciamo di Gallerini che dirige quelle della IUL, di Nomap. C'è un fallo, è comunque colpito il ferro corto Andrea Scuteri, fallo indicato da parte della coppia arbitrale, da parte di Leonardo Bezzi. È passato quasi un minuto dalla partenza di questo secondo tempo, mentre coach De Maria ne approfitta per dare delle disposizioni proprio a Mattia Giavincenzi, la palla che termina sul ferro per quanto riguarda Andrea Scuteri. Andiamo, c'è il secondo tentativo per il giocatore di Basket Roma, che ha giocato con diverse squadre, questa stagione è stata in Serie B con la canottiera della Luis, e nel frattempo vediamo che siamo sul punteggio di 43-40 dopo il realizzazione da parte di Andrea Scuteri dalla lunetta. Vediamo quindi i rossoneri che vanno a conquistare un fallo, grazie a Barnagicic che è andato a terra, si è infortunato, si tocca il braccio, credo il polso sinistro, respira in questo momento in maniera un po' diciamo così pesante dopo l'impatto a terra che c'è stato da parte sua, però abbiamo visto ormai in tutte le partite andare a andare spesso ad allungarsi a terra, ormai tutti i parquet avviene questa situazione. Ovviamente bisogna ripulire il campo da quello che è avvenuto. È passato un minuto dalla partenza di questo secondo tempo, terzo quarto per la precisione, questo match che stiamo seguendo con gli occhi di Marco Mondelli. I rossoneri sono avanti di 3 lunghezze, 43-40, hanno perso un punto di divario rispetto al termine del secondo quarto. Inizia ad esserci anche un po' di vicitazione qui. Alessandro Cittadini, diciamo, farfalline, zanzare e quant'altro. E qui alla palla dei Cucci, visto che siamo praticamente in aperta campagna, e Pier Claudio Di Bello va a realizzare il canestro, il quarto punto per lui in questa serata. La Stefano 90 sempre avanti di 3 lunghezze, pezzi di 3 raddoppiato da parte degli avversari, Gian Vincenzo un po' di spazio, va con la bomba che colpisce ferro, poi il rimbalzo offensivo da parte di Barnagico che cerca il campionato per Cittadini che perde il pallone, peccato, cercando di recuperare quota con i piedi, ha perso però il controllo della sfera spicca, e quindi la Stepar 90 va in difesa, chiede di girare Piacalotti Di Bello, Giannilli, penetrazione, e poi Cicovic credo abbia deviato in maniera davvero impattante questo pallone, Mattia Giavincenzi, pass Lightyear, Barnagicic, pass, non va dentro la palla, e nuovamente basket Nova, Scuteri in qualche modo la dà Di Bello, Pier Claudio Di Bello, ma ottimo l'assist da parte di Andrea Scuteri, sesto punto per Pier Claudio Di Bello che è andato in corsa a sfruttare questa situazione. Si lamenta il presidente Rizzitiello da bordo campo che cerca di esortare i propri giocatori, avere un atteggiamento magari anche più conservativo, più mansueto sul terreno di gioco per evitare le imperversate da parte dei giocatori romani. Il fallo in attacco della Stamar 90, vediamo se è stato indicato, sì, uno sfondamento, cercavo di capire se fosse stato
blocco irregolare o sfondamento e sfondamento, secondo fallo di Barnacicovic in questo match. Abbiamo visto indicazioni di Rizzitiello, presidente Rizzitiello, tu sei coach. Sì. Ma uno sfondamento, è stato molto bravo e abile Scuderi a farsi trovare sulla traiettoria del taglio di Zirkovic, ha tenuto bene posizione, ha preso il contatto, si è buttato, l'arbitro ha fiscato fallo, per cui non si deve cadere in certe situazioni, ma capita. Intanto rientra Charles, che è stato un giocatore importantissimo nei primi due quarti, ha dato grande apporto sia offensivo ma anche equilibrio, ha dato anche buoni palloni ai propri compagni. E intanto abbiamo un Iannilli veramente in grande versione, grande stoppata di Cittadini da dietro su Iannilli. Stavo dicendo, Iannilli grande, i suoi palloni dati ai compagni, tre assist veramente di grande fattura. Adesso Scuderi inanella il secondo sfondamento preso, che vuol dire seconda palla recuperata nel giro di un minuto. Assolutamente Iannilli tra i protagonisti assoluti di questa serata, come Pierangeli, come anche Cittadini, assolutamente, per la Stamar 90. E poi vedremo quali altri giocatori, magari tra quelli non dico meno attesi, comunque sia non tra i cardini assoluti della propria formazione, verranno fuori per poter dare il loro contributo alle rispettive formazioni. Adesso il movimento di Iannilli, Scuderi che prova a tirare, le fa dentro solamente retina per Andrea Scuderi, che si sta prendendo un po' la scena anche dal punto di vista realizzativo. Adesso a quota 9 Hankerson, Spada, Bezzi indica qualcosa proprio ad Alessandro Spada di sfruttare il lato forte. Giavincenzi, Cittadini dal lato debole, due volte Ferro e poi fuori, palla sputata da parte del Ferro. Adesso Scuderi, bisogna fermarlo in qualche maniera, e va praticamente vicino alla plancia. Scuderi doveva ottenere il fallo con le sue grandi falcate velocissime nel tentativo di andare a canestro, ha visto che c'era lo spazio, si è infilato, non è riuscito ad andare a canestro perché comunque c'è stato il fallo da parte dei giocatori della Stamar 90. Saranno quindi tiri liberi per quanto riguarda Andrea Scuderi. Ricordiamo anche che Basket Roma si è portato in vantaggio per 46-45 sulla Stamar 90, che è in bonus, ha già commesso 5 falli, a farsi vedere le azioni e contrazioni. Ci eravamo un pochino dimenticati di questo concetto. Va in doppia cifra Scuderi con quei due sfondamenti, quindi Civitavecchia si hanno subito accumulato i falli e sono arrivati oltre il bonus. Scuderi due volte va a segno dalla lunetta, più 3 per Basket Roma, credo uno dei massimi vantaggi sicuramente per Basket Roma in questa partita. Ha recuperato 7 punti in questo terzo quarto. Campogiani in questo momento è consegnato per lui. Giavincenzi avrebbe il pallone, si va da Cittadini che cerca proprio Giavincenzi, che è in una buona posizione. Poi il tiro di Hankerson, lacrima per Charles Hankerson, quindi il pallone recuperato da parte dei giocatori in cartella nera da Pierangeli. Fortunatamente Ferro lungo e poi Cittadini che recupera nuovamente la sfera a spicchi. Quindi c'è adesso Charles Hankerson, il prende la giocata quasi da bowling, perciò Hankerson con la palla transitata praticamente senza alzare il braccio. Spada, picchietta il Ferro e quindi c'è Scuderi che osserva i propri compagni di squadra, attende il movimento da andare a sfruttare. Adesso a destra che si propone Leonardo Galli, la palla è proprio per lui. Leonardo Galli mette in mezzo per Iannilli, arriva l'imbeccata e va dentro proprio Andrea Iannilli. Ottima giocata quella che è stata di Leonardo Galli, metto uno dei due gemelli quest'oggi, Leonardo c'è, Alessandro no. Leonardo che ha giocato con Eurobasket, Lazio, Tiber tra le altre, con cui ha anche partecipato alle finali scudetto Under 20, grazie a una tripla decisiva nella partita contro la Stella Azzurra che fece, lui che frequenta il secondo anno del corso di laurea in economia e si è appassionato ai tempi di Gigi D'Adome alla Virtus Roma, al basket. Poi forse un piede va a tostare la Stamar 90 di coprire il pallone, possibile transizione, possibile 3 contro 2, è Campogiani che si ferma, attende l'arrivo di Giavincenzi, c'è un infortunio per Scuderi dall'altra parte, non me ne accorto nemmeno io sinceramente perché stavo guardando l'azione avvolgente da parte della Stamar 90 in questo momento, inquadrato proprio Andrea Scuderi da parte di Marco Mondelli, si interrompe il gioco, più 5
credo proprio che sia il massimo vantaggio per Basket Roma in questa partita, quando mancano 4:53 per chiudere il terzo quarto, interviene la dottoressa per censurarsi delle condizioni proprio di Andrea Scuderi, che si tocca il volto. Metto, coach, una partita molto veloce, rapida, in cui dobbiamo stare appresso a tantissime cose. Sì, è una partita con capovolgimenti di fronte rapidissimi, capitano situazioni di tiro già al primo, al secondo passaggio, per cui si ribaltano le situazioni attacco-difesa veramente velocemente. Intanto Scuderi lascia il campo per un infortunio, non abbiamo ben capito, sicuramente alla gamba, in una penetrazione, ma sicuramente è stata trattenuta la palla che aveva mentre entrava e l'ha messa in una condizione che, quando è sceso, sicuramente avrà avuto una distorsione alla caviglia più che al ginocchio, speriamo, perché sono sicuramente situazioni molto antipatiche. Nel frattempo si riprende il gioco. Certo, Scuderi diciamo una carta importantissima del Basket Roma, ma che ha comunque 5 punti di vantaggio su Civecchia, preso fallo rimediato dal pivot civecchiese. Stavo dicendo che Basket Roma zitto zitto è riuscito comunque a mantenere un distacco dal Civecchia a rientro nel terzo quarto, a rientro dai spogliatoi, sempre lì, e è riuscito anche ad allungare, grazie appunto alle magie sia di Scuderi, a un buon gioco di squadra con il pivot Iannilli, che sotto adesso sta facendo il vuoto, ma anche dall'altra parte Cittadini sta facendo il suo dovere, per cui due giocatori che stanno veramente facendo un ottimo basket. Uno su due nel frattempo per Cerchic, stavo più che altro guardando quello che sta avvenendo per Andrea Scuderi. Rappo, c'è l'attacco di Basket Roma, vediamo la palla in mezzo per Iannilli, che la fa rimbalzare sul terreno di gioco. Ancora Iannilli contro Eckerson, cerca di far valere il suo fisico proprio su Eckerson, che poi la riprende, scatta Gian Vincenzi, più veloce che può, arriva il pallone per lui, Mattia Gian Vincenzi, Carletto Principe dei Mostri, poi rimbalza, ancora giocata quasi da Pulling, quella di Eckerson, poi scatta in avanti ai danni di Lucarelli, c'è Campogiani, il rampollo, Andrea Campogiani trova questa giocata dal cilindro, e quindi la Stammer 90-2 viene fermato, è la gamba sinistra quella problematica per Scuderi, non so se il ginocchio o la caviglia, credo più il ginocchio, purtroppo cerca di muoverlo in questo momento la dottoressa per vedere se c'è qualche situazione che può essere risolta momentaneamente, cerca di muovere il ginocchio cerca di ipedestenderlo e poi di vedere all'interno se c'è qualche situazione particolare. Scuderi ancora lo vediamo un po' attonito, parla, cerca di far capire quello che è stato il suo movimento. Intanto la stiamo a 90 meno attacco con Campogiani al largo per Charles Eckerson, che ci prova Charles Eckerson, che cosa ha piazzato la palla che è entrata dentro. La Stammer 90 è in vantaggio, 51-53, 10 punti per Eckerson, ma grande anche l'imbeccata di Campogiani. Pierangeli, bisogna avere sempre un uomo addosso su Pierangeli, questa volta ha sbagliato, la prossima la butta dentro, dico prima. A sinistra Edoardo Lucarelli, è lui che fa canestro, il giocatore con la maglia numero 9, l'esultanza sulla panchina di Basket Roma. Lucarelli, classe 99, che l'ultimo arrivato, in ordine temporale ovviamente, non per altre questioni, all'interno di Basket Roma, lui che ha vestito a livello senior nelle canottiere di Visnova e Virtus Roma, Cittadini in mezzo ai due avversari, anche Di Bello va a contrastarlo, Campogiani che prova a scattare dietro per Cerchic, Adair Cerchic, ha segnato il sicario, più uno nuovamente a Stammer 90, dove il vantaggio è già stato in presenza di Basket Roma, grazie alla giocata di Lucarelli, Di Bello, libertà per Perangeli, Cittadini lo monitora, sicuramente sa come fermarlo. C'è adesso
Gallerini, proprio per Pierangeli, va via Cittadini, a destra il passaggio non ricordato perfettamente per Pierpaolo Di Bello, che poi la mette ugualmente dentro, ottavo punto per Di Bello che fa solamente canestri da due, in vantaggio a questo momento basket l'ombra per 54-53, partita come sempre avvolgente, tendente all'alto dal punto di vista qualitativo. Hankerson per Campogiani con il 4 sulle proprie spalle, cerca di andare in penetrazione, lo step di Campogiani a ballare verma da ferro, gancio alla Radunic, abbiamo visto l'altra volta la fortitudo da parte di Šekić, questa volta non va bene, 54-53 in questo momento il risultato. Gallerini lunga, Cittadini che recupera la sfera, poi va da Campogiani, Campogiani alza lo sguardo per osservare il momento dei propri compagni di squadra, gli passa intorno a Giovincenzi che va là a destra, Cittadini vorrebbe a pallone, arriva, ne ha due addosso, si lotta una rugbistica in questo momento in campo, poteva essere se fosse andata a terra, invece si è rimasti in piedi e quindi era praticamente una maul. 1.38 per chiudere questo terzo quarto, velocissimo, è iniziata da un'ora questa partita, alle 20.30, sono le 21.30, qui partita molto veloce nella tempistica, così come è stata questo pomeriggio, il match tra Stella Azzurra, Viterbo e Fortitudo Roma, ricordiamo la vittoria purtroppo per la Stemar 90, non ovviamente purtroppo per la Fortitudo, successo 83-78, che quindi lancia ulteriormente la squadra di Menichin, che ha la vittoria di questo campionato girone laziale, quindi poter andare a giocare il playoff contro la prima del girone Marche, Abruzzo e Umbria, si riprende quindi a giocare, si attende ancora un attimo, vediamo in questo momento ancora Scuderi che si è seduto in panchina, forse viene fasciato il ginocchio, cerchiamo di capire quello che sta avvenendo, mentre siamo anche impallati dai dirigenti di Basket Roma che si stanno curando della situazione, si prende quindi a giocare la Stemar 90 che va in attacco, Šekić rischia di perderla, purtroppo passaggio in rete da parte di Campogiani, adesso è Charles Hankerson che attacca Carletto, Carletto passa una volta, Carletto passa due volte, il fallo se non sbaglio da parte di Martinelli, fatto stare la Stemar 90 e in questo momento si avvicina a vedere il bonus degli avversari perché è il quarto fallo, quindi bonus Basket Roma e si va dai liberi perché Hankerson stava tirando, quindi entrambe le squadre in questo momento hanno raggiunto il bonus con De Maria, anche lui ringraziamo perché ci ha aiutato anche nelle prepartite per poter allestire questa diretta, ringraziamenti enormi per lui che si è attivato oltre agli schemi per i propri giocatori e alle marcature da andare a indicare, anche per il nostro contributo visivo. Hankerson, 14 punti per lui dopo questo tiro libero trasformato, 1.29 sul cronometro, la palla che esce fuori, sputata da ferro, Žiković stranamente a terra, diciamo così un po' ironicamente, è andato a combattere anche questa volta, c'è stato un altro intervento da parte dei giocatori avversari, un altro fallo, quindi questa volta toccherà a Bogdan Žiković, pronto, andare lì. Coach, ovviamente un grande contributo quello di Žiković, è sempre pronto a gettarsi oltre l'ostacolo, andare a terra. L'unica cosa, la barba che non c'è più, stava meglio forse con la barba. Ma io non voglio entrare nell'argomento, ma sicuramente Žiković è una carta importante per quanto riguarda la Stemar, è un giocatore che può dare quel quid importante per fare, cioè per allungare o per riprendere una partita, ma credo che un po' tutti quanti i giocatori della Stemar questa sera, ma per tutto il campionato, hanno contribuito in uguale misura, in partite diverse sono stati sempre dei protagonisti e questo è importante. E poi viene stato fasciato il ginocchio di Scuderi, la palla su ferro di Hankerson, riesce a riprenderla la formazione allenata da Giuliano Maresca che va in attacco con Piercalo Di Bello, il pugliese a lato per Galli, Leonardo Galli, poi nuovamente Di Bello, due volte ferro e poi fuori e poi Šekić, c'è stato un passi di Martinelli, dunque si era stato fermato da parte di Adair Šekić, la palla nuovamente per la Stemar 90, in campo anche Bencini, siamo contenti di vederlo, lui che non trova spesso molto spazio all'interno del roster rossonero, quindi rotazioni allargate quest'oggi per Ferdinando De Maria, in mezzo lotta Šekić, lo zigaglio per Campogiani, Bencini forse con la bomba, no, dalla media
Cicovic prova a tirare sul ferro lungo e poi Di Bello che la recupera, osserva il cronometro, mancano 24 secondi, c'è una discrepanza di 2 secondi tra il cronometro del 24 e il cronometro generale del Palaricucci. Di Bello attendista, giocherà fino all'ultimo secondo la formazione in canottiera nera. De Maria osserva intensamente il match, pronto con la sua lavagnetta tattica per la chiusura del tempo e poi il dentro Gallerini, ancora bomba. Due bombe in un minuto, un secondo, Eckers deve tirare, la tira. La palla per poco non entra, colpisce il ferro, finisce il terzo quarto. Basket Roma avanti, 60-55 nei confronti della Stabar 90, 23-14. Finisce il terzo quarto, quindi netta prevalenza dei giallorossi. Sì, un parziale importante, mi sembra 23-14, esatto. 23-14 che è frutto di un atteggiamento in attacco molto molto equilibrato da parte del Basket Roma, e un pochino la Stemara ha subito in difesa anche la possibilità dei doppi tiri al rimbalzo, per cui abbiamo avuto qualche problemino, ma siamo comunque sempre 5 punti sotto, abbiamo ancora un quarto da giocare, abbiamo sia risorse da buttare in campo per cercare appunto di ribaltare la partita. Stranamente la Lucia di Scuderi non ha pregiudicato, diciamo, la partita della Basket Roma, anzi come spesso succede quando manca un giocatore importante, è un fattore che a volte unisce tutti gli altri per una causa comune. Stanno giocando veramente bene, Di Bello in una situazione di playmaker, anche se alto 1,98, è un giocatore che ha il suo da farsi. Da notare anche le situazioni tattiche che sono variate nel corso del terzo quarto, con prima la Stemara a difesa zona 2-3 e poi successivamente anche la Basket Roma in difesa 3-2, tutte e due le squadre comunque hanno attaccato con raziocinio tutte e due le zone, che a volte possono essere anche un po' indigeste. La prima con la Stemmer con un assist in posizione di guardia da Campogiani a Charles Enkelson, che ha messo la tripla, e anche adesso nel finale con un gioco che ha portato Gallerini a tirare da tre e metterla dentro, per cui squadre che fanno anche della situazione delle variabili in campo messe dall'altro allenatore, sono allenate anche per cercare appunto di trovare subito l'arcano. E comunque adesso inizia il quarto quarto, il via dell'ultimo quarto, 60 punti di Basket Roma, 55 invece della Stabar 90. Vediamo subito Gallerini che la mette dentro, terza bomba tra fine terzo quarto, inizio ultimo quarto da parte di Danilo Gallerini, e sono 14 punti per lui. Attacca adesso la Stabar 90, chissà se questa gestione delle zone è legata anche alle partite che stanno disputando i vari giocatori in mezzo al campo. Faccio riferimento da una parte a Iannilli e dall'altra parte invece per Enkerson, che ha trovato difficoltà nel fare punti solamente nella gara d'esordio qui proprio contro Basket Roma, ne fece solamente 10 di punti. Poi pensate, in ogni gara ha fatto sempre almeno 18 punti. In tutte le gare di questo campionato, a parte due, Enkerson ha fatto almeno 20 punti e la palla sul ferro. Poi la Menegano si è riscattato nel match di ritorno per aver fatto solamente 10 punti. Nella gara d'esordio ne ha fatti 30 al ritorno, quindi ha fatto valere le proprie situazioni nella seconda partita contro la formazione di Maresca. Bencini va sul ferro, peccato, poteva andare dentro questa giocata da parte di Sempre Online. È passato un minuto all'inizio dell'ultimo quarto, 8 punti di vantaggio dopo la bomba di Gallerini che ci riprova. Vediamo, 3 tiri liberi, sì, è proprio questa, fallo di Bencini, 3 tiri liberi per Gallerini che ha provato nuovamente a giocare. Coccio, vedremo ancora più zone oppure no, visto il fatto che i tiratori stanno prendendo confidenza con lei? Credo che questa sia l'ultima situazione difensiva a zona, anche perché loro hanno come punto di forza in questa situazione Gallerini, che dovrebbe essere in qualche maniera attenzionato un pochino di più, ma sta ricevendo palla con molto spazio, e quando lasci tirare un tiratore del genere con grande spazio spesso hai la peggio, per cui credo che sia l'ultimo esperimento, a meno che non facciano una zona molto adattata proprio al giocatore.
anche perché poi non ci sono tanti altri giocatori in grado di metterla dentro da fuori, per cui ecco Spada, eccolo Spada, che è stato diciamo un po' in ombra per tutta la partita, ha messo una tripla pesantissima perché Cerchi era quasi sulla via del crollo, invece con questa tripla ha sicuramente rimesso la partita in equilibrio. Due volte sul ferro Leonardo Galli, Chiedovegna, poi Gicovic recupera il pallone, si scatena Spada a sinistra, chissà che questa bomba sia stata la possibilità per poter dare un contributo enorme alla Stava 90, sbaglia nuovamente Pencini, da terra giocatore di Basket Roma, viene indicato il fallo. Tra l'altro Gallerini, giocatore molto metodico, lui che ha dichiarato anche che passa molto tempo spesso a studiare le squadre avversarie, anche guardando i video, poi adesso in questo periodo di video ce ne sono quanti se ne vuole, visto che ormai è diventato una necessità di tutte le varie formazioni di distribuire, di far vedere i video delle partite, visto che il pubblico non può essere presente, quindi non c'è. Nel calcio abbiamo visto quest'oggi per la prima volta esserci gli spettatori nelle gare, nel basket non avviene questa situazione, perlomeno in C-Gold, perché le nuove regole del governo prevedono solamente la presenza di pubblico in caso di eventi all'aperto. Nei playoff di Serie 1, che sono ripartiti questa sera, invece c'è il 25% delle presenze, proprio perché c'è stata una deroga, c'è stata anche una richiesta fatta a Valentina Vezzali, che è sottosegretario allo sport e poi anche proprio al governo Draghi, per poter far entrare il pubblico. Gallerini, troppo il fallo chiamato dagli arbitri, fallo di Spada che si lamenta nei confronti di Simone Marino, qui possibilità per gli ospiti, andando al discorso spettatore, ovviamente è ossigeno puro per le società di A1 che stanno riscontrando molte difficoltà, diciamo che sono professionistiche, il basket è l'unico sport a parte il calcio ad avere delle categorie professionistiche. Vediamo il pallone in favore di Cicovic che lo ruba e poi a destra per Alessandro Spada, lo Spirro che prova a passare, alza la paletta come al posto di blocco, il fallo subito da Alessandro Spada, 7-24 per chiudere questa partita, 7 punti anche di distanza tra Stava 90 e Basket Roma avanti, ci sono proprio i giocatori giallorossi per 65-58, viene interrotto il gioco, c'è un cambio dentro Iannilli. Dopo un periodo di riposo esce Giuliano Martinelli, quindi fa nuovamente capolino sul terreno di gioco il pivot di Basket Roma, lui che conserva importanti legami, importanti e sinceri anche con alcuni allenatori come Peppe Di Viesto, Marcello Ciaffoncini e Tommaso Moscovini, che ha giocato una finale nazionale di cadetti proprio con Basket Roma, qui nasce proprio da Basket Roma. Cicovic, come ha fatto a sbagliarla? Non lo so, forse ci è arrivato corto sul pallone, non è riuscito a metterla dentro, peccato, da un millimetro non è riuscito a fare canestro, coach. Sì, un rimbalzo veramente preso bene, è stata una questione di millimetri, un po' di sfortuna, e adesso le due squadre rientrano con i giocatori mentre Gallerini continua a martellare da tre e si è vestito da veramente da bombardiere, ha messo tre bombe consecutive, non risponde Zivkovic dall'altra parte, più 10 a 6 minuti e 50, dobbiamo tenere duro, dobbiamo cercare di non disunirsi in questi minuti. Buona, ottima l'intuizione di Andrea Campogiani che va in penetrazione e poi scarica una palla molto molto imminente a Cittadini che appoggia al vetro. Per quanto riguarda Basket Roma, 4 bombe di Pierangeli, 4 bombe da parte di Gallerini, stanno sicuramente dando un grande contributo. Vediamo Spada e la palla che non entra, c'è stato il fallo di Di Bello. Stava 90 che ci ha visto una bomba di Hankerson, una bomba di Cittadini e una bomba di Spada, e qui da una parte 8 bombe sicure, vediamo se ne ha fatte anche qualcun altro, no, Di Bello no, Scuderi no, Gallerini e Pierangeli ovviamente sì, no, Iannelli nemmeno,
per cui 8 bombe per Spada, realizza il libero, 8 bombe per Basket Roma, 3 invece per la Stemar 90. Sì, 4 mi sembra di Gallerini, quattro di Gallerini e 4 di Pierangeli. Si sono divisi il primo e il secondo tempo, cioè nel primo tempo, cioè i primi due quarti è stato Pierangeli e il terzo e quarto si è presentato un Gallerini in grande spolvero nel tiro da tre. Attacco a prova dei giocatori nella cantera nera con il pallone condotto da parte di Edoardo Lucarelli, il blocco di Iannini per fermare, attenzione, aia, fallo, 3 tiri liberi. Gian Vincenzi ha fatto fallo su Gallerini, che ha qualcosa da dire, quindi intervento un po' arritato da parte di Gian Vincenzi. Coccia la seconda volta, questa palamata fa fallo e manda in lunetta per 3 volte gli avversari, quindi altra cosa che incide, sicuramente questo fattore delle bombe degli avversari sta avendo un ruolo chiaro nella difesa dei giocatori rossoneri. Sì, mi sono sembrati un po' due falli un po', diciamo, gratuiti. Bravo Gallerini a rimanere sul posto e a prendere e far vedere benissimo il contatto. Lui un pochino ingenui a entrare, insomma, in questa spirale nel cercare di evitare il tiro, andare a contrastarlo al limite del fallo. Facciamo ordine perché Basket va avanti 71 a 62 sulla Stema 90, 9 punti di vantaggio per la squadra di Maresca. Campogiani sotto canestro, vediamo se riesce, fatti il passaggio per Cittadini, Gian Vincenzi, Campogiani va in avanti, fallo da parte di Annilli e vediamo trash talking in questo momento sul terreno di gioco con i due che si parlano. Terzo fallo di Basket Roma in questo ultimo quarto e Stema 90 invece è già in bonus, per cui bisogna anche prestare attenzione a questo fattore. Pensate, dei 4 falli commessi in questo quarto dalla Stema 90 sono stati però dati 6 tiri liberi agli avversari, perché per 2 volte il fallo è stato su tiri da 3, quindi cosa che inciderà anche nei finali di partita, perché potremo vedere, se dovesse accadere, ancora falli a Stefano 90, anche diversi tiri liberi ulteriori rispetto a quelli che abbiamo visto. Cittadini contro Iannini, all'arco per Gian Vincenzi, prova ad andare in mezzo, Gian Vincenzi gli sbarra la strada e poi fallo passi di Gian Vincenzi che va verso la panchina lamentando qualcosa sul passi che è stato chiamato da parte della coppia arbitrale. Partita che si sta intensificando di tono, abbiamo visto già alcune situazioni di polemiche, prima Gallerini con Gian Vincenzi e successivamente Iannini con Campogiani. 5 minuti e 08 al termine di questa partita, la Stema 90 che sta rischiando già stasera di uscire fuori dalla lotta per il primo posto e poi anche Lucarelli va a segno, è il primo giocatore che non sia Pierangeli o Gallerini a fare bomba in questa partita. Si mette veramente male, coach. Sì, si mette veramente male. E soprattutto l'ultima partita in casa appunto da parte della squadra cerettiese, diciamo stiamo mollando una situazione che diciamo che non mi aspettavo, perché un buon primo e secondo quarto, un terzo quarto fino a metà discreto e poi un inizio quarto piuttosto pauroso e timoroso, sono salite tutte le angosce che non si erano avvicinate al campo nei primi tre quarti, un Basket Roma invece che gioca molto più tranquillo, che comunque non ha aveva ancora non ha pressione classifica, ancor meno appunto del Civitavecchia, e sta sciorinando malgrado gli manca il faro che è appunto Scuderi, sta giocando una partita di un certo livello. Intanto tecnico a Campogiani per le proteste che aveva indirizzato all'arbitro in occasione prima dei ragazzi al time out. Appena rientrato l'arbitro ha punito appunto Campogiani con un tiro libero a fuori del Basket Roma, che diciamo si porta adesso a 13 punti. 75-62, si mette un momento veramente male per la Stema 90, ha fatto canestro sul libero Pierangeli, adesso attacco della formazione rossonera. Stema 90 non deve fare l'errore di Viterbo, qui ha iniziato a guardare
quello che facevano gli arbitri, a guardare altre cose rispetto al gioco. Non deve succedere questa cosa. Eccasso che sbaglia il tentativo e Stamano Atta in questo momento rischia seriamente di uscire dalla lotta per il primo posto già stasera. In questo momento quelli da Fortitudo pronti a festeggiare la qualificazione al playoff. Stamano Atta perde questa partita, è fatta, perché andrebbe a più 4 la Fortitudo. È un po' vetro e poi la palla che non entra, e adesso sì, con Iannelli che fa l'ottavo punto. Andrebbe la Fortitudo a più 4 sulla Stamar 90, ma la Fortitudo ha sicuramente il vantaggio di scontro diretto, avendo vinto entrambi gli incontri nella prima fase. La Stamar 90, se adesso vince sabato prossimo, farebbe 1-2, quindi non potrebbe superare in questo lato i giocatori di Menichiccheri. E poi a segno la Stamar 90 con Alessandro Spada, è andato a terra, rotato a terra, non riusciamo a vedere chi fosse stato a fare quella giocata. Qui nono punto per Spada, il canestro del 64 a 77, doppio cambio per i rossoneri. C'è anche l'entrata sul terreno di gioco da parte di Luca Todorovic, uno dei nuovi arrivi per la Stamar 90, assieme a Golubovic, il montenegrino che è stato convocato anche domenica scorsa ad Ostia per il match contro Alfa Omega. Luca Todorovic, classe 2002, guardia e ala, un po' sbaglia Spada, 1,93 m alto, ha giocato a Milano con il Milano 1958 in C-Gold, poi con Catanzaro in C-Silver, è soverato in Serie D. Queste le sue esperienze, due in Calabria, una in Lombardia, adesso anche nel Lazio. Il suo cartellino appartiene al Rapallo, però. A segno Iannilli, Stamar 90 troppo molle in questo momento. C'è un altro infortunio per Di Bello, che si rialza però in piedi, una botta per il giocatore con il numero 0 sulla propria canottiera. Iannilli va in doppia cifra, 10 punti, più 15 per Basket Roma. Adesso si fa veramente complicata per i rossoneri, serve un contributo massimale in questo finale di partita. Rappo anche Gikovic, questo momento in panchina, così come Cittadini, così come Campogiani e Gian Vincenzi. Un quintetto un po' rivisitato per De Maria, che ha messo forze fresche sul terreno di gioco. Chissà se si affida per regolare la partita. Fallo di palleggio per la Stamar 90, Enkerson riconsegna la palla agli avversari. In questo momento Stamar 90 con le batterie ridotte, e Basket Roma che gioca sulle ali dell'entusiasmo e cerca di vincere questa partita per dare manforte al suo campionato. Pierangeli, Iannilli in mezzo a tre avversari, fa un grande canestro Andrea Iannilli e sono 12 i suoi punti, più 17 parziale in questo ultimo quarto, di 21-9 per la squadra di Giuliano Maresca. Un parziale importante, soprattutto negli ultimi minuti. La Stamar 90 non fa praticamente più canestro. Šetkić contro Iannilli, mano sul fianco, cerca di fermarlo. Spada, ferro, palla ancora in campo. Poi c'è Todorovic che cerca di prendere il pallone, non ci riesce. Il giocatore di origini montenegrine. Entra un altro giovane, Valerio Branchi, per Basket Roma, classe 2005. Lui che ha dichiarato di ispirarsi alle movenze di Kyrie Irving. E ha giocato anche l'Under 16 eccellenza con Basket Roma e ha fatto parte anche della rappresentativa regionale, il Memorial Fabbri di Rimini. Pierangeli gioca con cronometro in questo momento la formazione giallorossa, 2:43 al termine di questa partita. Basket Roma è vicina a dare una grande mano ai colleghi di città, diciamo così, della Fortitudo. La bomba di Edoardo Lucarelli, 8 punti per lui, più 20. Coach, una partita che sembra essere segnata adesso. No, sicuramente, ma non mi aspettavo, veramente rimango allibito, ma un crollo così verticale, hanno smesso proprio di giocare. Nel quarto quarto la Stema non ha partecipato alla partita, perché effettivamente un crollo così, insomma, dopo tre primi quarti di un certo... di un certo tipo, di un certo livello, non me l'aspettavo. Sicuramente ha inciso anche a un certo punto il fatto che comunque abbiano pensato che la Fortitudo ormai era raggiungibile, per cui sono scemati quella capacità appunto di... quella possibilità, capacità appunto di cercare di restare attaccati alla partita a tutti i costi. E però un crollo così importante, insomma, non me l'aspettavo, e proprio a chiudere una stagione che comunque ha visto una Stamar protagonista, ha visto una Stamar
sempre in cima alla classifica, la seconda anche, per cui adesso no, ci aspetta ancora una partita col Viterbo, sì, non è l'ultima partita, non è la partita diciamo di congedo della Stema, ci aspetta adesso la partita di Viterbo, che speriamo sia una partita che comunque va onorata e va portata, cercare appunto di portarla a casa, perché è vero, finito il campionato non si ha più nulla da chiedere, ma è importante comunque vincere e dare una buona impressione. Allora, sono entrati in campo per Basket Roma, diamo merito anche a Rappo Eckerson che fa segno col libero, 16° punto. Sono entrati anche Edoardo Aprile con il numero 13, anche Giuliano Martinelli con il numero 8 per quanto riguarda gli ospiti. Coach, ormai non c'è praticamente più niente da dire, siamo 87-67, 20 punti di vantaggio per Basket Roma. Rappo cerca di tenere il pallone proprio Edoardo Aprile e poi cerca il canestro e non riesce, proprio Leonardo Galli, stava una volta che va in attacco con Bezzi, sotto mano e a segno Leonardo Bezzi. Coach, fa sicuramente male dopo un campionato in cui si è stati praticamente sempre in vetta, adesso a due giornate al termine già si conosce la propria sorte. Sì, fa male, purtroppo il girone è questo, le indicazioni da parte della federazione sono queste, bisogna prenderne atto, lo sapevamo già dall'inizio. Mi dispiace che abbiamo accumulato passivo così importante proprio negli ultimi 5 minuti della partita, per quello fatto durante la partita sicuramente non ce lo meritavamo, ma bisogna dare atto comunque alla Basket Roma di essere sempre stata in partita anche nei momenti di grande difficoltà, specialmente all'inizio e anche successivamente in altri periodi, dove ha accusato anche il ritardo di 4, 5, 6 punti, è sempre rimasta attaccata e poi con i suoi bombardieri, diciamo, definiamoli così, Pierangeli e Gallerini, e con l'apporto comunque straordinario di Iannilli sotto il ferro, sono riusciti a rimanere attaccati e poi da spingere sull'acceleratore, ma è importante stare anche l'apporto di tutti gli altri giocatori del Basket Roma, che hanno dato sia difensivamente anche in attacco, sacrificandosi, mettendo sempre nelle mani dei compagni dalla mano calda i tiri più importanti per cercare appunto di raggiungere Stema e poi di superarla in crescendo come è successo, insomma. C'è anche un commento su questa fortitudo, si qualifica quindi alla fase nazionale, diciamo così, avrà due possibilità per poter, poi il canestro, esultanza sulla macchina di Basket Roma di Valerio Branchi con il libero, e fa 2-2, più complimenti a questo ragazzo. Devo parlare anche sulla fortitudo, adesso a questo punto avrà questo scontro per poter andare in Serie B. Diciamo, la fortitudo è la squadra che costruita bene, con buonissimi giocatori, mi sembra che all'inizio del commento hai fatto proprio una carrellata dei giocatori della Fortitudo che non sono, cioè non c'è bisogno di aggiungere altro, e sarà importante perché comunque stabilirà quello che è il test del basket razziale a confronto con le altre regioni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e alla palla di Cucci è finita. Basket Roma vince 89-70 nei confronti della Stema 90, 19 punti di differenza con l'ultimo quarto che è terminato 29-15, quindi tanti punti per i giallorossi. La Stema 90 è fuori dal campionato di C-Gold, la Fortitudo avanza, è prima aritmeticamente e giocherà lo spareggio con la prima classificata del girone Marche, Abruzzo, Umbria per poter andare in Serie B, eventualmente se dovesse perdere avrebbe un altro spareggio interregionale. Quindi possiamo chiudere il racconto di questa partita, 23 punti per Pierangeli, 22 punti per Gallerini, d'altra parte passiamo a 90, 16 punti di Eckerson, 18 invece per Cittadini. Tedeschi, grazie per il contributo tecnico. Grazie a voi. Ringrazio anche Marco Mondelli, grazie so che hai visto questa partita. Un saluto da Giovanni Impinelli.